In 4 mesi abbiamo creato un rapporto che si crea durante anni e anni e su Jeremias. Parla di rispetto e di regole, ma è il primo che non conosce il valore di queste parole. Quel bacio tra Jeremias Rodriguez e Aida Jespica nella notte di Halloween alla casa del GF, ha suscitato polemiche e dubbi che hanno messo in bilico la storia tra Giuseppe Geppi Dama e la showgirl. I due sono fidanzati da pochi mesi e già attraversano la prima crisi, punto a quasi un mese di distanza dal fattaccio. Dama parla dalle pagine del settimanale Chi, e dalle sue parole, pare di capire che la ferita è ancora aperta, non si è rimarginata. Sono malinconico, ma reattivo, punto devo essere onesto. Devo accettare che la mia ragazza è scivolata durante una serata allegra. Chi di noi non sbaglia? Certo, io in questi mesi sono stato un monaco di clausura, non le ho mancato di rispetto. Ma dentro la casa tutto cambia, punto per questo. Quando ho capito che si stava perdendo, le ho fatto recapitare un biglietto, il nostro bracciale, il mio dolore. Doveva sbattere per capire l'errore. Il riferimento è naturalmente alla puntata del GF del 6 novembre in cui Dama, in un messaggio per la sua compagna scrisse: mi hai mancato di rispetto. Probabilmente sono state quelle parole a far cambiare il comportamento di Aida nei confronti di Jeremias. Giuseppe ne è convinto. Ho capito che la mia peste era tornata di nuovo, Aida. Punto sembra strano, ma in 4 mesi abbiamo creato un rapporto che forse si crea durante anni e anni. Conosco la sua famiglia, lei la mia, punto siamo andati di corsa verso l'amore, punto m. Tornando per un istante alla sera del famigerato bacio dietro le tende del confessionale, Geppi racconta come ha vissuto quelle ore, sicuramente non facili. Avevo finito di lavorare, punto stavo guardando la diretta, e mi sono addormentato, punto e improvvisamente il mio cellulare scoppia. Messaggi, telefonate, di tutto. Tutti avevano visto la scena della tenda, punto accedo la TV e vedo il suo sguardo, punto era Brilla. Leggevo l'errore nei suoi occhi, punto m, ha mancato di rispetto, punto l, agente di riflesso mi ferma per strada, e la figura del cornuto non la voglio fare. E il suo amore per Aida sarà ancora forte. Nonostante ammetta. Mi manca da morire, virgola, precisa di voler sistemare le cose alla fine dell'esperienza GFina per Aida, che terminerà il 5 dicembre con la finale del reality show di Canale 5. E se Dama non vede l'ora di riabbracciare la sua amata? Le parole dedicate a Jeremias non sono sicuramente quelle che un amico direbbe per la sua spalla destra, anzi. È un ragazzo giovane, punto parla di rispetto e di regole, ma è il primo che non conosce il valore di queste parole. Aida non è pazza di lui, punto Jeremias è stato un momento di debolezza nella casa, punto nient'altro, il nulla.